Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Amici di Social Podcasting, ben ritrovati. Eccoci di nuovo qua con un nuovo appuntamento delle letture di Marta. Allora, oggi voglio parlarvi di un libro che, devo essere sincera, a me ha colpito per la copertina. Quanti di noi, dai, vengono attirati, insomma, a primo acchito dall'immagine di copertina? Questo libro, che ha una finestra rotta, fracassata, in questo immaginario molto francese con delle ortensie meravigliose, è La ragazza appunto francese. Un libro, un thriller dell'esordiente scozzese Lexie Eliot, che è stato pubblicato in lingua originale nel 2018, arriva da noi nell'inverno 2019 grazie a Mondadori. È uno di quei casi ormai noti che succedono in America, che un thriller veramente d'esordio fa un successo enorme. Anche questo thriller ha avuto questo esito, e questo titolo evocativo ci introduce nella storia, perché in effetti tutto il libro viene sorretto da questa ragazza francese che noi sappiamo essere avvolta da un grande mistero. Questa ragazza si chiama Severine, e nonostante sia la colonna portante di tutta la storia, perché lei è come presenza, come immagine, come appunto evocazione, in realtà poi i protagonisti veri sono questi sei amici che in una giovanile e suggestiva vacanza in Provenza sono venuti appunto a conoscenza di lei, di questa ragazza francese così misteriosa, così elegante, così chic, con questi bikini striminziti e questi abiti succinti, che ha sconvolto un po' gli equilibri del gruppo. Un gruppo che, finita la propria vacanza, parte per ritornare ognuno alle proprie case con un interrogativo su dove sia sparita questa ragazza, perché nessuno dalla sera precedente, prima della partenza, ne ha più visto le tracce. Si pensa, attraverso delle prove che poi sono state portate, che lei possa essere scappata all'improvviso, l'hanno vista alla stazione del pullman di quel giorno, ma nessuno sa cosa è effettivamente successo. Questo gruppo parte, la vita va avanti, e arriviamo all'inizio della nostra storia, di questo libro, quando la protagonista poi realmente principale, che è Kate, che è una delle protagoniste di questo gruppo della vacanza, viene informata del ritrovamento del cadavere di Severine. Ciò che era mistero, ciò che era immaginazione, speculazione, diventa realtà, perché questa ragazza francese è effettivamente morta. E tutto quello che è stato tenuto segreto, tutti i ricordi, il passato, i legami, i tradimenti, gli affetti, gli amori, le passioni di questa vacanza, tornano a galla, perché questo gruppo di amici si ritrova ed è costretto a far fronte a una nuova indagine, avendo adesso un corpo. Un'indagine ovviamente affidata alla polizia francese, che arriva in America con questa figura molto, anche lui, chic di questo investigatore francese, e ognuno di questi protagonisti viene risucchiato negli eventi passati. È ovvio che i sospetti inizino pian piano a ricadere su ognuno, perché ognuno si interroga su cosa veramente possa essere successo a questa ragazza, perché sono tutti convinti di averla vista per l'ultima volta viva e che nessuno di loro possa essere il reale colpevole di questo omicidio. È Kate che viene trascinata nelle indagini più a fondo, perché verrà a scoprire che l'allora suo fidanzato, che faceva parte di questo gruppo, ha effettivamente avuto una breve notte di passione con Severine. C'è dunque la paura di essere coinvolta eccessivamente nel mezzo di una protagonista, in questo caso Kate, che
tenta anche di ricostruire una vita in un presente che scricchiola, perché il suo ex fidanzato, che è rimasto quello di quella vacanza, è ancora una parte dolorosa, una parte incompiuta della sua storia. Ha un lavoro che ha lasciato per crearne un nuovo che traballa, e questa indagine mina la stabilità nel suo presente, facendo riunire un gruppo che in realtà non si rivela essere così unito. Kate comincia così un viaggio a ritroso nel passato con accanto la presenza di Severin, che man mano che la storia va avanti, le indagini diventano più fitte. Diventa anche lei stessa una presenza immaginaria nella testa di Kate, ma quasi reale, concreta. Questa figura di questa ragazza così affascinante e carismatica viene sempre più descritta e rappresentata pagina dopo pagina. Ma il punto rimane sempre uno: cos'è successo quella sera prima che tutti loro partissero? Man mano che le certezze diventano sempre più dubbi, Kate deve riuscire a trovare la verità, soprattutto per non essere incolpata lei stessa di un omicidio che non ha mai commesso. E il cadavere viene ritrovato nel pozzo di questa casa in Provenza dove loro stavano, esattamente il giorno della partenza e non la sera, come si pensavano. E anche l'immagine che rappresentava Severin alla stazione dei Pullman si rivela essere un'immagine che potrebbe essere falsa. Potrebbe essere addirittura non lei. E allora chi è quella ragazza con il cappello alla stazione dei Pullman, che sembra essere proprio Severin? Chi era quel giorno? Cosa è successo quella notte? Chi è stato realmente l'ultimo a vederla viva? Kate viene risucchiata in questa storia, in questa indagine, in questa risoluzione, rischiando lei stessa la vita. Ma paradossalmente riesce in tutto questo, sotto l'aspetto privato, a chiudere dei cerchi. Nella consapevolezza che nessuno è quello che sembra e che nessuno di noi, forse, riesce veramente a conoscere le altre persone nell'arco di un pezzo di vita, la protagonista riesce a dare e a capire e a riflettere sul senso di questi valori nell'esistenza e a mettere su un nuovo piano, un piano distaccato dal passato che ci fa vedere tutto così roseo e così malinconico, il concetto vero di amicizia e amore. E sarà proprio Severin, nella sua forma quasi di fantasma, a guidarla fino alla fine nell'avere forza di rimettere ordine nella sua vita e nel capire chi è il colpevole, riuscendola anche a salvare da quello che potrebbe essere un destino irreversibile per lei. Ma adesso, come sempre, un piccolo estratto. Ripensandoci, la cosa che più mi aveva colpito era che sapeva di non piacermi e non le importava. Una sicurezza del genere alla tenera età di 19 anni, beh, è insolita. Oppure molto francese, e lei era molto, molto francese. È Tom che mi chiama per darmi la notizia. Forse questo avrebbe dovuto farmi intuire che qualcosa non andava. Non riesco a ricordare quando è stata l'ultima volta che mi ha chiamato. Il che non vuol dire che non siamo più in contatto. A differenza della maggior parte dei miei amici maschi, lui se la cava bene con le email. Immagino che mi aspettassi di ricevere una buona notizia, come l'invito a una festa o a un matrimonio. Il suo, magari, visto che è fidanzato con Jenna da una vita. E invece esordisce con: Kate, ti ricordi quell'estate? 7 anni a Boston non hanno cambiato affatto il suo accento. È ancora l'inconfondibile prodotto della migliore istruzione inglese che il denaro possa comprare. Mi compare subito davanti agli occhi un'immagine di lui, di 2 estati fa, l'ultima volta in cui l'ho visto. Gli occhi azzurri che spiccavano contro la pelle abbronzata, le lentiggini sul naso aquilino, una chioma disordinata di capelli scuri, lunghi e leggermente arricciati. Non avrà di certo quell'aspetto adesso,
dopo un lungo inverno in passato nel New England, ma è così che continua a immaginarlo. Il bello di questo libro, della ragazza francese, oltre al fatto che è effettivamente un thriller su cui si riesce poco a individuare fino alla fine il colpevole, perché tutti sembrano essere colpevoli in egual misura di una possibile morte, di un possibile omicidio, è questo senso di distacco e di rivalsa verso il passato, questo rompersi nel disincanto. A volte rimaniamo legati una vita a dei pezzi che ci sembrano lunghissimi della nostra esistenza, riuscendo quasi a idealizzarli, a rimpiangerli, perché è ovvio, capita a tutti, di rendere il passato forse ancora più bello di quello che è stato. E invece questa protagonista riesce a trovare la forza di dare un taglio netto con tutto quello che è stato il prima, riuscendo, nonostante il drammatico evento, non solo ad andare avanti, ma a cucirsi veramente addosso un futuro che forse senza quel coraggio non sarebbe mai esistito. Perché a un certo punto ci tocca crescere, e non è detto che crescere sia così brutto, in fin dei conti. Io vi ringrazio, alla prossima! Social Podcasting, your digital friends.